Ben arrivati a un nuovo video. Questo sarà un video un po' particolare, sarà una video ricetta, chiamiamola così. Preparo con voi tre varianti di tiramisù senza uova. La ricetta non me la sono inventata io, ho visto qualcosa su giallo zafferano, ho modificato un po' le dosi. In questo video io farò delle monoporzioni, quindi con le dosi più o meno vi possono venire anche delle teglie un pochettino più grosse o fare due monoporzioni per tipo, perché comunque sia io poi ho utilizzato la crema, la mascarpone che mi è avanzata per farne altra, per farci ad esempio la brioche di un vlog che forse avrete già visto qualche giorno fa. Quindi andate un po' d'occhio, io ho utilizzato queste dosi qua, trovate tutto quanto nell'info box, comunque durante il video dico tutte le varie dosi, pesi eccetera, ma vi lascio tutto nell'info box, nel caso decidiate insomma di replicare le mie idee, mi farà un piacere insomma se mi taggate sui social, insomma su Instagram mi trovate come Serenina, taggatemi lì così mi fate vedere un po' cosa avete combinato e vi lascio la visione del video. Ciao! Questi sono i quattro ingredienti che ci servono per la creazione di base del nostro tiramisù senza uova: 60 g di zucchero a velo, 250 g di mascarpone, io utilizzo quello di Lidl e mi trovo molto bene, 200 ml di panna da montare, questa qua è già zuccherata quindi lo zucchero non lo utilizzo, e poi utilizzeremo questi biscotti qua che ho trovato all'interno della degusta box del mese di aprile, che sono dei biscotti all'uovo piccolini perché sono fatti come potete vedere così, come se fossero una sorta di mini savoiardo, e quindi sono appunto adatti per delle monoporzioni, quindi sperimenteremo questi qua. E questi sono i quattro ingredienti di base per la realizzazione del nostro tiramisù. Quindi iniziamo a creare la base e dopo vi faccio vedere gli altri ingredienti. Questi, queste pirofiline qua in vetro che sono carinissime di un set di Ikea, in modo tale che poi li metteremo tutti quanti vicini. Mi spiace non avere tre ciotole uguali, ma ahimè devo andare da Ikea. Andrò a porzionare più o meno, a suddividere diciamo la mia base in tre preparati, perché appunto faremo tre tiramisù diversi, quindi più o meno vado ad occhio. Quello al cocco utilizzeremo del latte per bagnare i biscotti, ma se volete farlo insomma col caffè, era per darvi un'idea di variante, utilizzeremo questo. Ho sciolto del cioccolato, dell'uovo di Pasqua che mi era rimasto, quindi anziché la Nutella ho sciolto del cioccolato, e utilizzeremo del cocco rapé. Io cocco rapé avevo questo qua a casa, e volendo come decorazione possiamo utilizzare delle scaglie di cocco, utilizzarle anche insomma nell'intermezzo per dare la parte croccante. Queste qua erano di Lidl, ma insomma le scaglie di cocco essiccate le trovate un po' da tutte le parti.
Qui utilizzeremo del caffè perché l'avevo già fatto con i biscotti bagnati nel caffè ed è secondo me l'ideale. Granella di pistacchio e utilizzerò questa crema di pistacchio di gusto Etna che avevo ordinato qualche settimana fa. Per quanto riguarda quello classico, cacao naturalmente, scaglie di cioccolato fondente e nuovamente caffè. Quanto io spero di avervi stuzzicato la fantasia, ovviamente è aperto a un sacco di varianti possibili e immaginabili, va poi a gusto. Io spero di esservi stata di compagnia, ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Ciao!